caso della cosiddetta gettonatura siciliana, abbiamo chiesto accesso agli atti praticamente a tutti i consigli comunali siciliani. Dalla rilevazione dei dati abbiamo già evidenziato tutte le problematiche basate in una della cronaca di Agrigento, Siracusa e anche di Mister Bianco. Oggi tocca la Cireale, dove il numero di sedute di consiglio comunale ha praticamente il medesimo trend di questi comuni e i costi chiaramente che gravano sul bilancio comunale ci appaiono alquanto onerosi. In più, volendo approfondire anche sui contenuti, perché bisogna anche capire come si svolgono, quanto tempo durano, quali sono le tematiche trattate, dall'accesso agli atti che abbiamo avuto dei verbali abbiamo rilevato che alcune sedute sono davvero, davvero a mio vedere inspiegabili. Chiaramente poi ognuno si fa la sua opinione, è basato agli onori della cronaca, il servizio del canale 5. Quali sono le sedute che secondo voi sono incredibili e inspiegabili? Ecco, ho risposto al Presidente del Consiglio Comunale che voleva che gli dicessi qual era la missione. Il riferimento era la quinta, in particolare durante l'agosto del 2014 si sono recati alle serate della notte bianca dei bambini e del carnevale. Un contenuto di certo non un tecnico, apparentemente sembra davvero una passeggiata per godere del carnevale, una di quelle che tutti i cittadini fanno, quindi in tempi di vacche magre, di fortissima crisi che anche il nostro comune sta subendo, tutto questo dibattito di oggi spero induca il consiglio comunale ad avviare un dibattito interno, una riflessione per la soluzione di questo. Altre commissioni sospette? Ci sono delle sedute, allora di ci siamo suddivisi il lavoro e troverò messaggi chiaramente non avevo il tempo di leggere, ci sono anche la visita alla casa di Babbo Natale, che è stata una visita ai presepi durante il periodo natalizio, e insomma diciamo l'ambito è questo. Quanto è gravato tutto questo sulle casse comunali? Allora, abbiamo fatto un conticino tra luglio 2014, che già si è insediato, e febbraio 2015, siamo intorno ai 207.000 euro per le commissioni. Tutti i soldi secondo voi eccessivi o qualcosa di eccessivo? Ma diciamo, non spetta a me dire se è eccessivo, diciamo, la valutazione deve essere fatta in maniera complessiva e senza caccia di streghe, però ad esempio il comune di Ragusa nel 2014 ha fatto aspetti che qui è un appunto, chiedo scusa, 132 sedute di commissioni e 68 di consiglio comunale, consideri che noi a gennaio eravamo circa 800. Adesso daremo un dettaglio dei numeri. O Bagheria, che è stata eletta a luglio, diciamo, facendo un percorso parallelo rispetto alla nostra amministrazione, ad oggi, anzi a gennaio, ha fatto 122 commissioni e 11 consiglieri. Voi li considerate questi comuni più virtuosi? Diciamo che sicuramente c'è una razionalizzazione degli incontri, cioè si fanno riunioni, come dicevano i consiglieri, che variano dalle 4 alle 5 ore, cioè stanno seguiti, lavorano, cosa, non esistono sedute che durano un'ora e 10, un'ora e 20, invece diciamo più o meno a stare. E una seduta quanto costa? Una seduta costa, in base al numero dei presenti ovviamente, ma diciamo a gettone il costo per la collettività è di 63 euro e qualche centesimo a gettone per diversi consiglieri, più un contributo per i segretari delle commissioni che sono dei dipendenti comunali che al momento diciamo, fanno la pubblica ufficiale per il contenuto. So che l'amministrazione, la giunta, ha preparato una delibera aggiunta con una proposta di spendere in tale senso, ma ancora ad oggi non è stata fatta così. Mi auguro che questa amministrazione si possa dare una libera e giusta condivisione. Grazie.
1200 volte durante il 2014, cioè 3 volte al giorno. Tutti i giorni, Natale, Ferragosto compreso, il costo della stagionalista attività ogni presenza in commissione viene rimborsata con un gettone pari a 50,34 euro per un totale di 285.000 euro annui. Passiamo a Siracusa, sono 720.000 euro e un'indagine della procura attiva. Basta fare quindi qualche chilometro ad est e ci accorgiamo che esistono ovviamente casi più gravi. Infatti nella città di Archimede i consiglieri sono retribuiti con un gettone di 65,55 centesimi a seduta e nel 2014 sono riusciti a collezionare 1.201 commissioni consigliari per un costo totale di 720.000 euro. Cifra che lievita a 955.000 euro se si aggiungono le sedute convocate tra settembre e dicembre 2013. Casualmente, tutti i consiglieri comunali a Retusei sono riusciti a raggiungere la cifra massima di rimborso mensile pari a 1.694 euro, un lavoro a tempo pieno. Considerando i tempi nostri, un lavoro a tempo pieno, queste cifre ce le possiamo sognare. 3 euro e 4 centesimo, lordo, quindi il costo per il bilancio comunale, e poi abbiamo da aggiungere a questo il costo dei segretari delle commissioni che nel caso di Acireale dal luglio-agosto 2014 al febbraio 2015, qui abbiamo un mesetto in più perché abbiamo trovato anche la delibera di pagamento sull'albo pretorio. Diciamo questi segretari che sono un costo che si aggiunge in questo diciamo, semestre, 7 mesi, è costato lordo 30.000 euro. Ha sempre costi perché presenziano con i pubblici ufficiali, prendono gli appunti, realizzano i verbali, presenziano sia alla prima che alla seconda convocazione nella seduta che viene messa all'ordine del giorno. Volendo fare diciamo, un riassunto di questi numeri, di cui poi vi daremo diciamo, questo piccolo prospetto, lo potete fotografare con la memoria, quindi diciamo, potrete poi avere modo di riflettere voi sui costi di commissione, costi di consiglio comunale da luglio 2014 a febbraio 2015, viaggiamo, compresi i segretari, intorno ai 342.000 euro. No! 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 Sempre sul bilancio comunale. Come dicevo, perché ha parecchio tempo, diciamo, si può spulciare sul sito e trovare un altro pretorio, perché questi dati economici vengono pubblicati. Di certo auspichiamo anche una pubblicazione magari più organica, perché in effetti vengono messi lì e poi si trovano e non si trovano. Ecco, queste cifre che diciamo potrebbero, non è che potrebbero cambiare la sorte della nostra città, però diciamo 853 sedute in 7 mesi ci sono sembrate davvero degne di nota, o quantomeno trovavamo ingiusto non rendere nota questa cosa per questa città, quando invece in altre città, come diceva l'amica Maria Chiara Graziano, Agrigento manifesta addirittura ha provocato, a causa di queste 1.300 sedute, addirittura le dimissioni del Consiglio Comunale. Io mi chiedo se noi con 853 sedute fatte fino a gennaio e non sappiamo cosa è successo a febbraio, marzo, aprile, non possiamo quantomeno chiedere che si faccia un'ampia riflessione, che si facciano i conti con queste cifre. Se qualcuno pensa che fare consigliere comunale significa uno stipendio, oppure si sono fatte delle sedute davvero estenuanti, di ore e ore, di dibattiti per avere meritatamente, tutti quanti diciamo abbiamo uno specchietto riassuntivo, uno stipendio medio di 1.300 euro al mese, oltre per 15 consiglieri. Poi abbiamo 12 consiglieri che raggiungono le 1.200 euro e solo 3 consiglieri che hanno meno di 1.000 euro. Ci siamo chiesti perché non bisogna sparare nel mucchio, a me le caccia alle streghe non piacciono, non mi sono piaciuti neanche alcuni commenti che ho visto su internet, commenti anche offensivi
nei riguardi dei consiglieri, delle parole anche brutte, che erano assolutamente fuori luogo. La nostra non è una caccia alle streghe, non ci stiamo inventando nulla, stiamo prendendo quello che è atto pubblico del nostro comune per invitare ad una riflessione i cittadini, prima di tutto, e loro, che hanno il potere di decidere, hanno il potere di cambiare il regolamento, non l'hanno fatto, hanno il potere di fare una delibera, non l'hanno fatto, hanno il potere in maniera spontanea di fare quello che secondo me molti cittadini si aspettano. In un momento così drammatico, il nostro comune sta affrontando un momento difficilissimo, siamo sull'orlo del dissesto, siamo proprio sul filo del rasoio, basta farsi un giro per vedere che la manutenzione è ridotta al lumicino, che i servizi sono ridotti al lumicino, che tutto deve essere ponderato perché non c'è un euro, perché basta sbagliare di pochi euro per arrivare al dissesto. E allora, dato che c'è un'amministrazione giovane che si è insediata da poco tempo, direi che ora può iniziare anche a fare qualcosa di diverso, perché questo cambiamento mi sa un po' della rivoluzione che sento in regione, che non arriva mai, annunciata ma che non arriva. Potrebbe questa rivoluzione partire da questo, dal gesto spontaneo, abbassare il numero delle commissioni, ma dicevo, magari qualcuno potrà dire, il comune si è trovato, i consiglieri, un comune devastato dopo 10 anni di puntini puntini, quello che pensano loro, e si riuniscono e discutono, si confrontano ore ed ore per migliorare, per ottenere risultati attraverso il dibattito democratico, e in questo ci vengono in soccorso i verbali, perché chiaramente bisogna ponderare sul contenuto. Bene, sui verbali delle commissioni possiamo dire con buona approssimazione che le riunioni mediamente non superano l'ora e 10, l'ora e 4. Ci sono addirittura commissioni che si attengono ai 65 minuti in maniera proprio precisa, proprio un orologio biologico, sembra che scattata l'ora, che a quanto pare sia la condicio sine qua non per avere il gettone, di colpo i problemi si dissolvono. E quindi una discussione che all'ordine del giorno viene portata per 6-7 sedute, che potrebbe essere discussa in 1-2 sedute corpose, in cui si sviluppa un dialogo, non in cui ci troviamo a discutere, beh signori, è passato 1:05, io me ne sto andando, poi ne riparliamo domani. Mi sembra poco coerente, mi sembra poco, davvero poco tutto, mi sembra qualcos'altro. Questo mi ha lasciato davvero dispiaciuta. E poi sulla qualità anche di alcuni incontri, io devo dire, signori, che purtroppo qui abbiamo trovato dei verbali in cui le commissioni, alcune, non tutte chiaramente, si riuniscono solo per consegnare il calendario delle convocazioni successive. Un verbale in cui, in maniera riassuntiva, ma poi le potremo vedere, qualcuno viene detto, la riunione si fa alle 10, i consiglieri consegnano il calendario del mese prossimo, che può essere, che so, gennaio, con i punti decisi, concordati da discutere, si consegna per la trasmissione agli organi competenti, cioè sarebbe che poi il segretario, insomma, chi è, pubblica il calendario successivo e la riunione si scioglie. È possibile? Ma dico, WhatsApp mi pare che ce l'abbiamo tutti, una mail, un messaggio, una telefonata, consegnarlo alla riunione successiva. La riunione inizia consegnando l'orario e si procede alla discussione. Queste cose, per esempio, la quinta commissione su 95 sedute da verbale risulta, quindi dato oggettivo, non invenzione dei colleghi né mia, 19 verbali sono del tenore di programmazione e delle sedute, quindi consegna di questi calendarietti, di questi specchietti e lettura dei verbali precedenti. Lettura dei verbali precedenti, ma poi magari qualche verbale lo leggiamo. Qualche verbale lo leggiamo perché ce ne sono stati alcuni, uno che è finito nel nostro comunicato stampa, chiaramente, perché ricordo a tutti che
l'ordine dei giornalisti raccomanda, anche se ultimamente diciamo un po' tutti ci avventuriamo a scrivere note stampa, insomma la nascita dei social ha creato un po' di confusione in questa professione, però l'ordine dei giornalisti raccomanda di inviare i comunicati a mezzo di persone che hanno un patentino da giornalista o che sono iscritti all'albo, e quindi tramite il nostro ufficio stampa, che si compone di Toni Gaudesi e Maria Chiara Graziano, abbiamo inviato un comunicato alla nostra mailing list, come è giusto fare, un comunicato che avete visto anche sui social, in cui abbiamo dato particolare enfasi a qualcosa che ci aveva colpito in particolare. Ci riferiamo ai verbali, già è noto, sul canale 5, in maniera del tutto incontrollata da me, perché qualcuno ha detto che io mi sono operata per denigrare il nome della mia città, e questa è una calunnia, nessuno si permetta di dire questo, hanno ripreso il comunicato stampa, e qualcuno, mi ha anche il Presidente del Consiglio, giustamente mi ha chiesto ma a quale commissione si fa riferimento. Bene, la quinta commissione, con il verbale numero 6 del 3 agosto, in seconda convocazione alle 19.30 si visita, e la seduta è dedicata esclusivamente alla manifestazione Il più bel carnevale di Sicilia, lungo il corso d'estate, lungo il corso per sondare dal vivo le reazioni del pubblico presente e valutare l'organizzazione. E visita una onda anomala, ciò che ci nutre ci distrugge, le ossessioni del cavaliere, del cantiere Belfiore, l'arco Giovanni XXIII, la Repubblica delle Bufale, non voglio fare un torto ai caristici, voglio dire tutti i cavi, perché Crazy Love, spero di averli detti tutti, se qualcuno l'ha dimenticato vado così saltando. Poi si recano in via Davi, per le vie del centro, dove li possono vedere i giocolieri, che attraggono i piccoli, il presidente della fondazione che li accompagna in questa visita operativa, tecnico-operativa pregnante, che vedono che la novità del carro fermo permette ai turisti di fare degli scatti con una buona messa a fuoco, quindi insomma qui e là. Poi si va a fare un giro in via Davi, dove si possono apprezzare, se mi dai una mano, gli angoli della cottura, gli angoli cottura di via Davi, piazza Marconi. È un vero piacere, la grande affollata grigliata, barbecue di carne e pesce, angolo culinario che è ovviamente le botteghe artigianali dei dolci collocati in alcuni bar del percorso permettono di allietare il palato con degustazioni di gelati, granite, prodotti tipici siciliani e la frutta. Insomma, non voglio andare oltre. Poi abbiamo il numero unico, quindi durante il verbale numero 11, ore 12, ore 13, la commissione ha il piacere di sentire da parte del signor Pippo Poco, che non conosco, in rappresentanza del circolo universitario, che illustra i contenuti del numero unico, che sappiamo essere una rivista particolare che si fa da cereale di tradizione universitaria, molto bella la collezione, in cui si dice che è pubblicato da oltre un decennio. Sottili sono le vignette ironiche che vedono protagonisti di una nuova e vecchia amministrazione, in particolar modo lo stesso sottolineato la maggiore presenza delle quote rosa nel circolo consesso. Il circolo universitario porta a conoscenza delle grandi difficoltà per il raggiungimento del risultato. Nel contesto della presentazione sono consegnati gli attesti di merito ai ragazzi del liceo artisti attestati. Insomma, abbiamo questo, il verbale lo potrete leggere molto semplicemente. E poi abbiamo, si è avvicinato a La notte bianca dei bambini, altra manifestazione in cui la commissione va alla mezzanotte bianca dei bambini, organizzato dal comitato Cambiamoci Reale. I componenti lasciano i locali del Palazzo del Turismo,
L'evento è organizzato da, si nomina, si cita un membro della Fondazione Carnevale, nelle piazze in componenti noto nel Crocevia dei Ludicanti, che pubblica di vivaci esibizioni, il coro delle sette note, poi la piazza dei danzanti, i componenti assistono a un'esibizione dei Vigili del Fuoco che con il proprio automezzo danno la possibilità ai bambini di salire sopra, mostrando loro le funzionalità e i complessi meccanismi delle attrezzature dei Vigili del Fuoco. Poi sotto l'arco del Vescovo possono ammirare, per questa occasione chiamato l'arco del gioco, trasformato in un percorso propedeutico per l'atletica leggera. E insomma, io non rilevo aspetti tecnici di chissà quale profilo, si avvicina il Natale. Il Natale abbiamo la visita dei presepi, abbiamo ben tre sedute, di cui una, dobbiamo ringraziare anche l'associazione 10 Reale che è aperto per visitare i presepi l'8 di gennaio, quando notoriamente la mostra era chiusa, però in via del tutto eccezionale ha permesso loro di visitare i pregevoli presepi. E poi abbiamo la visita al presepe dei padri filippini e il presepe di Santo Rocco. Diciamo, a San Sebastiano vengono accolti dopo i saluti di rito e possono vedere che nella scena, il centro della scena è dominato dalla scena della Natività e dalla donazione dei Re Maggi. Suggestivi sono i particolari che la guida fa osservare i componenti, che trasportano l'osservatore all'interno della tipica scena del borgo popolare di tardo Settecento. I componenti notano come nella scena scusatemi, la scena della Natività manchino le figure del cuore. Banino, pastore sognante, la scena del trasloco, Ciccipacco col fiasco del vino, l'osteria che in contrapposizione alla scena della Natività rappresenta il luogo in cui sono racchiusi tutti i vizi e numerosi elementi dell'attività quotidiana. Finita la spiegazione, alcuni di questi vengono posti dei quesiti sul materiale in cui è realizzato il paesaggio, gli ambienti abitativi dei pastori. E la giovane guida chiarisce i loro dubbi spiegando dettagliatamente alcuni particolari delle strade. Finita l'esposizione, i componenti vengono accompagnati da una vetrina per ammirare il materiale con cui sono costruiti i preziosi manufatti. I componenti poi insomma si congedano con dei saluti e dei ringraziamenti. Io vorrei dire che l'ilarità che mi suscita chiaramente non è in ordine alla rappresentazione della Natività né agli artigiani volontari. Io stessa, quando avevo il tempo, ho realizzato dei presepi per le esposizioni, quindi va fatta una lode a tutti quegli artigiani che si sforzano in maniera incommensurabile. E vorrei fare nota che proprio durante l'incontro con l'associazione che fa quella bellissima mostra all'ex convento, lì c'è una nota, lì viene raccolto il rimprovero, comunque la lagnanza da parte dell'associazione che, pur essendo stata inserita nel cartellone, non ha ricevuto contributi dal comune. Ecco, quindi che questa manifestazione, questa mostra che ha visto tantissimi visitatori tra bambini e famiglie, è stata fatta unicamente con lo sforzo di questi volontari a cui dobbiamo sempre dire grazie, perché animano il Natale e le passeggiate durante il periodo natalizio e tengono vivo la tradizione artigianale. Poi ci sono, diciamo, altre commissioni, commissione ottava, che si occupa di, diciamo, servizi sociali e lavoro e immigrazione. Abbiamo una visita alla partecipazione anche alla tombola di Santa Mildo,
poi durante il periodo natalizio della serata di ballo organizzata per gli anziani dell'IPAB, dove i partecipanti della commissione hanno potuto apprezzare gli addobbi della comunità e anche le danze che gli anziani, diciamo, che ancora posseggono una buona memoria hanno e che fanno anche per tenersi, diciamo, fare un'attività moderatamente, diciamo, sportiva e di socializzazione all'interno di questa comunità per anziani. E poi abbiamo la visita alla casa di Babbo Natale, qui abbiamo anche il Babbo Natale, e in cui il presidente, diciamo, apre una seduta con la lettura del verbale precedente, dopodiché si passa a questa, diciamo, sopralluogo, a questo sopralluogo verifica se gli addobbi natalizi concordati sono stati realizzati, quindi in giro per il centro storico, e poi, diciamo, anche alla casa di Babbo Natale, che è una delle altre iniziative che in economia hanno rallegrato i bambini, compresi i miei figli che sono andati a visitare. Però chiaramente andarci come seduta di commissione ci è sembrato un po', diciamo, vorremmo dei chiarimenti, ecco, non vogliamo saltare le conclusioni, vorremmo dei chiarimenti quando sarà possibile. Poi abbiamo delle commissioni, diciamo, possiamo anche chiudere, diciamo, perché non possiamo, diciamo, tenerli qui per chissà quanto tempo, però un'altra, diciamo, va in visita a questa, in un'azienda agricola presente sul nostro territorio, e una, diciamo, visita proprio l'azienda agricola, che come sappiamo è un luogo, diciamo, abbastanza naturale, un luogo all'aperto, e quindi in uno stralcio di questo verbale viene detto: in questo luogo sono presenti alveari che hanno un valore didattico. Lungo il percorso i componenti osservano la presenza di animali domestici quali gatti, cani, note, pacchini, galline di varia razza, pavoni e altre specie di rapaci. Sono presenti alcuni alberi di alto fusto, i componenti si soffermano in particolar modo davanti alla gabbia del pavone, uno tra i tanti, che fa la ruota e accenna qualche passo della caratteristica danza della sua specie. Poi il bufo reale, il falco e poi i tacchini, quelli grandi che ti seguono mentre cammini e quelli ancora piccini in gabbia perché troppo inesperti per difendersi. Ora, senza voler